Buongiorno Riccardo, oggi è la giornata mondiale contro la tubercolosi e tu hai vinto due volte il bando ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori di Fondazione Cariplo, proprio per i tuoi studi in questo campo. Sì, buongiorno, sono Riccardo Meggiano, un ricercatore dell'Università del Piemonte Orientale e mi occupo di caratterizzazione biochimica di proteine coinvolte nel metabolismo del DNA del batterio che provoca la tubercolosi. La tubercolosi è una malattia ancora diffusa al giorno d'oggi? Sì, effettivamente pochi lo sanno, ma la tubercolosi è considerata la prima causa di morte per singolo agente infettivo e ad oggi una persona su tre al mondo ne è affetta, anche se 9 su 10 hanno la patologia in forma latente. Bisogna considerare che è molto diffusa nel mondo non industrializzato e il regime terapeutico fa riferimento ad una finestra temporale di 6 mesi, che ovviamente è sotto stretto controllo ospedaliero, che ovviamente è incompatibile con la gestione sanitaria di alcuni paesi, per esempio quelli in via di sviluppo. Siamo ancora nel pieno della pandemia da Covid, perché è importante anche in questo momento investire nella ricerca sulla tubercolosi? Solo pochi anni fa sono stati introdotti farmaci di nuova generazione, ma in generale il repertorio farmaceutico è abbastanza datato e l'investimento nella ricerca contro la tubercolosi è stato ridimensionato. Quindi è importantissimo investire nella ricerca di base per identificare nuove terapie, anche perché nel frattempo, mentre investiamo poco nella ricerca, si sono sviluppati ceppi resistenti agli antibiotici definiti multi-drug resistance, extremely drug resistance and totally drug resistance. Quindi possiamo rischiare di trovarci impreparati se non investiamo nella ricerca nel momento in cui questi ceppi si diffondessero.